Storia e progresso per Locri presenta il suo progetto politico con il candidato a sindaco Ugo Passafaro, che presenta la sua lista dei 16 candidati al Palazzo della Cultura. Ugo Passafaro, la sua lista si presenta alla città in vista di queste amministrative 2023 del 14 e 15 maggio. Sì, io ritengo che con grande coraggio siamo stati capaci di creare una lista nuova, di giovani nuovi. Abbiamo attirato persone che fino ad un mese fa non si sarebbero mai sognati di fare politica, cioè molti parlano spesso di coinvolgere la cittadinanza, di creare nuova cittadinanza attiva. Noi l'abbiamo fatto con coraggio, con testardaggine pure, cioè, ritengo che già questo è un buon risultato. Attirare le persone alla politica oggi, che è la stessa, è vista come una scienza da evitare, una scienza cattiva. Noi vogliamo dire che in politica ci sono idee buone, idee che hanno la voglia di cambiare le cose, idee che si spendono, uomini che si spendono, donne soprattutto che si spendono, e noi gli dobbiamo dare la possibilità di esprimere i loro concetti e le loro idee. Non stringerli in una morsa di aggregazioni anomale e lobby di potere. Senta, cosa ha visto in giro negli vari incontri con la cittadinanza? Qual è il sentore? Ma guardi, io nella cittadinanza apprezzano la nostra moderazione. Noi non siamo entrati nell'agone politico con l'ascia di guerra. Noi vogliamo la pace sociale. Dopo le elezioni ci impegneremo soprattutto in questo, a costituire un tessuto sociale sano, dove non ci saranno più i favoriti e i penalizzati, ma dove ci saranno solo i cittadini di Locri. Diversi sostenitori che sono intervenuti a suo sostegno, tra questi l'ex presidente della provincia e senatore, poi sindaco di Siderno Pietro Fuda, il professore dell'Università di Milano e revisore dei conti Paolo Pincella, che nel suo intervento ha messo in evidenza le criticità del bilancio locrese. A chiudere la presentazione e l'estrazione del primo bussolotto della cosiddetta lotteria della legalità, dove è stato letto il giuramento sulla Costituzione di amministrare con lealtà, coerenza e spirito di servizio. È questa la legalità, questa qua è la legalità. Se la volete, quella è la legalità. Sapete come l'ho chiamata? La lotteria della legalità. Non vi do soldi, non ce ne sono. La lotteria della legalità. Sapete cosa serve? Se ci sono 10 ditte nell'elenco delle ditte di fiducia, è da lì che uscirà la ditta che dovrà realizzare il lavoro. Non per simpatie e per antipatie, non per parentele, non per conferenze. È da lì che si sceglierà la ditta. Quindi smettiamola con sta cazza di legalità.